da delle foto reali, alcune più vecchie dell'Ottocento, in cui c'erano degli apparecchi odontoiatrici per aggiustare quindi la mascella e i denti, che erano proprio macchine di tortura quasi, e altre foto invece degli anni 50 legate a Miss Italia al concorso del 1950-51. Ed effettivamente in quel caso proprio le modelle, le aspiranti Miss venivano pesate, misurate, ci sono delle foto addirittura con dei medici che gli mettono proprio le mani in bocca per controllare i denti, quindi insomma queste foto mi hanno un po' ispirato e mi hanno fatto pensare che si potesse fare una storia grottesca, quasi horror su quella tematica. Posso assicurare che in questa ragazza c'è qualcosa di speciale, ha tutte le carte in regola per diventare reginetta. Non è la bellezza, secondo me, è sbagliato, cioè è un termine che secondo me associamo a caratteristiche sbagliate. Al cinema poi conta in realtà più una sorta, forse possiamo chiamarlo carisma o comunque un qualcosa che ti deve passare negli occhi, non è chi è più bello, è più bravo o chi è più bello lavora di più. Almeno io non scelgo gli attori in questo modo, non sceglierei mai la protagonista del mio film o il protagonista del mio film guardando i suoi canoni o seguendo un canone estetico. C'è sempre un qualcosa di fascino, un fascino che bisogna avere, che spesso è inspiegabile, e in questo caso la protagonista del mio corto, Chiara Ferrara, aveva assolutamente proprio un'energia quando è entrata nella stanza del provino, ha portato dentro un'energia che è quella che bisogna avere, insomma, per fare il cinema. Dopo Venezia in realtà spero di portarlo in giro il più possibile, sia in Italia sia anche all'estero. Vorrei riuscire a fare un'anteprima anche europea e magari americana in grandi festival, perché comunque secondo me il corto può, diciamo, ha un linguaggio anche internazionale, quindi può competere secondo me con produzioni internazionali, e spero molto anche nel Davide Donatello, che secondo me è sicuramente il premio più prestigioso italiano che si possa ricevere, quindi insomma un po' questo percorso vedo. Sto lavorando in realtà per allo sviluppo di entrambi i corti, per cercare di trasformarli in film. Quindi entrambe le storie, secondo me, sia il mio corto di secondo anno, sto parlando dell'Avversario, che è il mio corto che ho realizzato 2 anni fa, entrambi sì, hanno il potenziale, secondo me, per diventare lungometraggi, quindi sto lavorando su quelli.